Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e in questo video vi mostro come ho realizzato questi biscotti per cani. Come noi, anche i nostri amici a quattro zampe meritano ogni tanto di togliersi qualche sfizio. Questi biscotti sono un extra nella loro alimentazione, quindi vanno dati con moderazione o usati come premio nella fase di addestramento. Sono semplicissime da realizzare e possono essere personalizzate in mille modi. Io vi mostro una ricetta che faccio spesso e che al mio cane piace molto. Il mio consiglio è comunque di consultare il vostro veterinario prima di prepararli per valutare se possono esserci degli ingredienti non idonei al vostro cane e quindi apportare delle modifiche alla ricetta. Vediamo cosa occorre. In una ciotola rompiamo un uovo, aggiungiamo 60 ml di olio di semi di lino, indicato per la salute e la bellezza del pelo. In alternativa possiamo usare olio d'oliva o olio di girasole. Aggiungiamo 60 ml di acqua e 20 g di formaggio grattugiato. Il formaggio stagionato non è un alimento sempre consigliabile per i cani, ma in questa ricetta la quantità è meno di un grammo a biscotto. Serve per stimolare l'olfatto e rendere questo premio appetitoso. Aggiungiamo un cucchiaino di lievito per dolci e mescoliamo tutti gli ingredienti. Iniziamo ad incorporare i 300 g di farina integrale un po' alla volta. Continuiamo ad impastare sul piano di lavoro. Con un matterello stendiamo l'impasto dello spessore di circa mezzo centimetro. E diamo forma ai biscotti. Io ho usato questo simpatico tagliapasta a forma di osso. Disponiamo i biscotti su una teglia ricoperta di carta forno. Inforniamo a forno caldo e facciamo cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti. Quindi sforniamo e lasciamo raffreddare completamente. I nostri biscotti per cani sono pronti. Possiamo metterli in un sacchetto di plastica richiudibile o in un vaso come questo per mantenerli belli croccanti. Si conservano per un paio di mesi, ma a casa mia finiscono molto prima. Fatemi sapere nei commenti se li fate, se piacciono al vostro cane o se usate una ricetta diversa. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace e condividete. A presto! Allora, seduto. Bravo! Bravo!